incontro aperto alle realtà di quartiere, spontaneo, non ingessato. Questa è stata domenica pomeriggio la visita pastorale di Papa Francesco a San Giuseppe all'Aurelio, la sesta a una parrocchia della diocesi di Roma. Accolto dai fedeli in festa, dai giovani che gli chiedevano un selfie, dalla scritta Buon compleanno Santità per i 78 anni il 17 dicembre, il Papa ha subito salutato i bambini della parrocchia, quelli della prima comunione, ricordando la sua e invitando i ragazzi a non dimenticare il primo giorno che Gesù è venuto da loro. Poi, nella domenica che liturgicamente è chiamata della gioia, l'incontro con i rappresentanti della locale comunità Rom e delle famiglie disagiate assistite dalla parrocchia. Che sempre sia pace nella vostra famiglia, che ci sia lavoro, che ci sia gioia. La gioia di Gesù, la pace di Gesù, e così andare avanti. Ma se non perdere la speranza nei momenti difficili, perché la speranza non delude, la dà il Signore. Quindi l'abbraccio coi malati, definiti la forza della Chiesa. La Chiesa senza i malati non andrebbe avanti. E voi siete forza nella Chiesa, voi siete vera forza. Ma il Signore ha voluto che vi visitasse questa malattia, ma andate avanti con pazienza, anche con gioia, la gioia e la pace che ti dà il Signore. Con i bambini battezzati nell'ultimo anno, quelli che ha detto piangono, fanno rumore, ma la loro è la migliore predica, il Papa ha ricordato il proprio battesimo nel giorno di Natale, spiegando ai genitori come mediante il sacramento abbiano trasmesso la fede ai loro figli. Nell'omelia si è soffermato sulla preparazione al Natale, invitando a pregare, a rendere grazie al Signore e a pensare al prossimo in difficoltà per portare gioia. Questa è la vocazione di Cristo e anche la vocazione dei cristiani. Andare agli altri, a quello che hanno bisogno, siano con bisogni materiali, siano spirituali, tanta gente che soffre angoscia per problemi familiari, e portare la pace lì, portare l'unzione di Gesù, quell'olio di Gesù che fa tanto bene e consola le anime.